non ho niente da fare. Guardo un film distratto e al tuo nuovo gatto. Io mi vorrei tatuare prima di andarmene da qua. Famo un bel tattoo live. Magari. Se la famo. Oh, saluto generale tutti insieme. Ciao belli miei, vengo a salutare. Sta arrivando Nino. Ciao ragazzi, sta un piacere. E chiudi così. Bella regà, buonanotte. Se becchiamo ciao, domani ragazzi. Tutti i giorni alle 10. Vi amamo. Se becchiamo domani. Ciao. Oh, alla fine avevo detto che facevo un'ora, sono rimasto 2 ore alla fine. C'è da dire. Vediamo. Bella. Grazie, notte. Ciao. Come state? Tutto bene? Vi sono mancato? Voi mi siete mancati, lo ammetto. Regà, la giornata più stancante della mia vita. Sono sincero, cioè nel senso... aspetta che metto la telecamera un po' così angolata che a me mi piace fare cose strane. Regà, è la giornata più stancante della mia vita. Allora, ieri sono andato a dormire... no, l'altro ieri sono andato a dormire alle tipo 5 di mattina. E... sì, vabbè, imboccato Dani, carichissimo, con 500 bits, mio fratello. Te amo, bro, grazie. Bella Lero, welcome back. Bella Dani, grande, mitico. Dani al capo. Che volevo dire? Sono andato a dormire alle 5 l'altro ieri, quindi non ieri notte, l'altro ieri notte. Sono andato a dormire alle 5 e ho svegliato alle 10. Sono tutto il giorno in giro, sono andato a dormire a Malpensa, perché mi sono svegliato stamattina, c'avevo l'hotel, ho dormito in hotel perché c'avevo l'aereo alle 9. Vado in hotel, cioè tipo faccio, sto tutto il giorno in giro con 5 ore che avevo dormito, arrivo in hotel, vado a dormire alle 2 e mi sveglio stamattina alle 6, senza sveglia così, bam, apro gli occhi, ho fatto porca puttana, sono andato alle 7 tipo al gate, l'ho fatto accompagnare all'aeroporto alle 7 mattina, sono stato tipo là stirato, morto, avevo dormito tipo 4 ore, 3 ore, col giorno prima ne avevo dormite 5, quindi malissimo, stavo là tutto distrutto, no? Tipo non mi fanno entrare, qua e di là, gli altri stanno a prendere il cibo. Arrivo in aeroporto, vabbè, tutto distrutto, collassato, gli compro una cosa pure ora, buffissimo, manco mi ricordavo, sono arrivato qua, ho aperto lo zaino e ho fatto questa cosa, cioè io volevo fare un regalo ma non me lo ricordavo, era tipo talmente rincoglionito e confuso, ho preso la prima cosa e gliel'ho comprata. E quindi arrivo a Roma, arrivo a Fuerte, apro sto zaino e faccio, no vabbè, io l'ho davvero fatto, mi sembrava un sogno, regà, ve lo giuro. E arrivo a... salgo sull'aereo, bam, dormo tipo un'ora, altre tre ore sto sveglio, mi stavo troppo a cagare il cazzo. Arrivo qua, prendiamo la macchina, andiamo in giro, arrivo a casa, ok, prendo la macchina, quindi tipo 40 minuti di macchina all'aeroporto a casa. Ok, prendo, poso tipo lo zaino, mangio un toast, con tutto, non avevo né fatto colazione né niente, mangio un toast e... cosa gli ho regalato? Una cosa Victoria's Secret. E mangio un toast, bam, usciamo, andiamo nei posti, ho guidato tipo 4 ore, quindi mi sono fatto 4 ore di aereo senza aver dormito da 2 giorni, 4 ore in giro di macchina, sono adesso, raga, ve lo giuro, torno 20 minuti fa, ancora non ho cenato. Hai la patente LED? Sì, bro, c'ho la patente, e tra l'altro sia io che Diego, quindi al momento dove siamo 6, c'avevo 2 macchine, quindi è un macello. Però sai qual è l'inculata, frate? È che c'ho 20 anni e tipo qua ti fanno pagare un botto di più perché sei young driver, perché in teoria le puoi affittare sotto i 21, cioè dai 21 in poi che paghi il prezzo normale, quando stai sotto i 21 ti fanno pagare tipo il doppio, la macchina buffissimo. E quindi che succede? Guidato tantissimo tutto il giorno, dopo 4 ore d'aereo che non avevo dormito, sto devastato. Com'è andato l'esame Auri? More, posso dire quanto hai preso? Ha preso 30, raga. E poi dice: no, quando sto a Fuerteventura non studierò mai. Studiate una fracca. Dove stanno Auri e Nat? Là, a chiacchierare. Ho riaperto la fanpage, grazie a Dio, te amo, sto in fissa. La mia è blu o viola? È viola. Perché Sabina ha il cappello. Immagino. Non ti dico quanto pagavo di assicurazione alla mia finché ero under 26. Hai capito? Cioè, ma tu immagina, un conto è averci una macchina, ma un conto è prendere in affitto. Cioè, se te la, io l'ho dovuta prendere in affitto per 5 giorni, ok? Ho
pagato 1000 euro, raga. Cioè, è un botto. E costava tipo 450. Pagata 1000 euro perché c'ho, se prendo tipo 300 euro di caparra, tra virgolette, che ti ridanno dopo. Però si prendono tipo altri 300 euro perché sono piccolo. Cioè, capito? Ma che vuol dire? Mo tra un mese c'ho 21 anni, vaffanculo. Cioè, tanca in live, davvero? Greve. Che dice? A buffo, da quanto è che sta live? No, raga, tanto non è live. Raga, mi sa che c'è qualcuno qua fuori, o so ladri o so loro. Apritegli. L'ho visti qua. Ah, grazie a Dio il cibo. Ah, raga, ho visto un'ombra là dietro, cioè, mo se non so loro mi impanico. Lello, domani gli arrivo la post pay e mi abbono, sto in fissa. Sono live. Ma Diego è finito qua. Saluta anche le Aurisa di La Faccina che ride a crepapelle. Bella le Aurisha. Ah, le Aurisha, ok. Oh, no, raga, ho visto qualcuno che camminava lì. Io? Ah, è di te? Capito, nel senso... Non so, sì, matto. Sì, no, era aperto, infatti. Non è matto, quindi. Non so, matto, quindi, cioè. Ma io non ho capito, avete quittato o l'avete preso il cibo alla fine? No, no. Ah, ok, grazie a Cristo. Te credo, perché il mio senza pepino e steboia è tosto. Comunque Tancredi che è mod. Sì, ha voglia. Lelo sei tornato? Sì, raga, torno, raga, però giusto, sto stanchissimo. Infatti forse farò... Per oggi abbonatemela, faccio un po' meno di live. Ma perché... Sto proprio male, raga, c'è bisogno di riposarmi. Noi ci dobbiamo svegliare, dobbiamo rigirare mille posti. Grandissimo. Oi, bro, arrivo. No, te ne porto. Grazie Gio, quindi capite, se oggi faccio un po' meno di live, scusatemi, perdonatemi. La maione. Che cazzo sono queste? Hola Armadio! Hola! Bella Pamela! E a me ho capito che lì non è già usato. Ma raga, gli altri stanno a mangiare, cioè poi sono appena arrivati pure loro da... Cioè io ho fatto più roba, però pure loro hanno fatto roba. Sono stanchi, voglio stare un attimo chill, ma non li obbligo a fare live con me. Io l'ho fatto perché avevo promesso, lo volevo fare. Bella Matilde. Scusate, stasera... C'è tutta la cebolla nel culo? Che volevo dire? Magari. Che volevo dire? Non ho dimenticato. Ah. Oggi non ho un topic, non ho un contenuto, sono sincero, non c'ho niente, ma per il semplice fatto che... Un tempo e fa niente, sto solo a stirare una fracca. Mi ha da un bacino? Cosa si dice, ragazzi? Giacomo, sei il pischello più simpatico in assoluto. A te ti amo. Sei mio fratello. Mi saluti, sono Sofia. Ciao Sofia. Scusate, raga, mi sa fa compagnia mentre mangio. Spero non farvi venire fame, proprio se pure voi, cioè voi avete già mangiato. Ti manca la chill house? Sì. Tour della casa domani, domani montiamo il video e lo mandiamo in live. Grazie. Ciao. Io ho finito tutte le patatine. C'è manco un po' di cebolla? No, non le vada. E i cetrioli? Non ci stanno.
sardine. Sono quelle spagnole. Con la cebolla. Non c'è la cebolla nel barattino. No. Buona pappa le loro. Ti amo, grazie. Se stai a mangiare pure te, pure a te. Mangi piano. Ok, scusa. Mangi tanto veloce. Sì. Ma ci abbiamo anche da bere? Sì. Hai fatto bene? Beh, però dopo 6 ore c'è. No, mi stavo dicendo, mia madre l'ha finita la sua. Ma non è che l'ho fatto di via di mano, ho fatto via lì. Ha preso 30 allora, raga. E poi dice va via prima perché deve studiare. Sta stronza. No, non c'è, non l'amo, poraccio. Vorrei regalare un po' di sub oggi. Sto a dieta e ti sto guardando, amami, ti amo. Non so come fai. Cibo preferito? Ti manca Zozzi? Tanto, ieri sera l'ho sentita, mi manca tanto. Il tè di stia al limone di casa di Cabras. Cioè, no, è buono. Io, è vero. Ma sta roba sa degli hack. No, non c'è la dottor Pepe. Quanto sei bella oggi. Grazie. Prego. Bella Angelica, buon compleanno. Buona interrogazione. Perché? Perché una ragazza fa l'interrogazione. Ora. Domani. Ah. Domani fai live, tutti i giorni. Tutti i giorni stessa ora. Che panino è? Quello vegetariano del Burger King. Troppo buono, raga. Dale come cazzo. Aspetta, aspetta. Lele come cazzo fai? Che università frequenta Aurora? La Sapienza. Hola culetto rosa, hola! No, ho preso un pezzo di cebolla. Dura? Scusa, pensavo di avere la rosa. Eli, che cazzo fai? Ormai vegetariano, innamorato eppure spagnolo. Cos'altro hai cambiato della tua persona? Ah. Lol. Nessuna delle tre cose. Da quel giorno ci hai cambiato così. Non c'entra. No, c'è solo cebolla su sto pazzo. Ma tu sì. Cazzi tuoi. Le oggi è compleanno Laura, bella Laura, auguri. Auri ha già incontrato i tuoi genitori. Sì, li amo. Sia papà che mamma. Bella le lui, io vado che domani lavoro. Faccina, sorridente. Buona serata, bro, buon lavoro domani, grazie mille. Un bacione. Bella Carola. Fate live con Tank e Peglia, ma perché Tank sta in live con Peglia? Sarebbe da Yam. Ah raga, non credo che Tank sia live, però. In generale. Ah ok, perché prima mi dicevano Tank è live, non so se sei live con Peglia. Non è live. No, ma, che, ma, no, ma c'è Peglia con Tank, che ne sapete? A me sono TikTok. Ah,
Era questa Venom. Sta guardando la mia. Ah! Ciao! Mi dispiace, non ci siamo salutati ieri, sono dovuto scappare come un ladro. Mi ha fatto broma, si sveglia, mi fa no, mi dispiace, non mi sono svegliato. Lo amo. Ora eravamo alla sessione. Domanda di riserva. Paola, ciao amore mio. Quello è Tank. Quello è Tank. Bella Tank. Sembra sei live Tank. Lo fa un rottino, però non so se è maleducazione. Vai. GRZ. Grazie. Vabbè, se dici no, non imbocco grazie, pare che ti dispiace. Aulele, grazie per il like tuo e di Auri ieri, cuore verde. Prego Anna, un bacione. Oh, c'è l'hype wame. C'è l'hype preim. Comunque, raga, adesso ti insegno una cosa. Ogni volta che tipo... Aspetta, dovete quando possono, quando tipo scala, dovete gente che parla, dovete la chat. Vedi, quando tipo vedi Q4 Valespo Cute, dove c'hanno quel logo a fianco? Vuol dire, credo che voglia dire che possono ancora fare una sub con Prime. Quindi che non la pagano, usano loro Amazon Prime per regalare la sub tipo a me. Capito? Vabbè. Sì, è partito il ciuf ciuf. Ciao Auri Stelline. Tatia, ti amo, ciao. Ti amo. Ma mi spiego perché saluti lei e non me. Cioè, sono tornato pure io, Io sono tornato. Ci sono diventata best friend ieri, l'altro ieri. Ah. Stra carina. Greve. Ah. Sto panino è più grosso di te, amore. Tatiana e Michael Ship. Sì, un botto. Vedi, la coroncina vuol dire che hanno collegato Prime a Twitch, quindi si possono abbonare gratis, quindi chiunque c'ha la coroncina a fianco e non si è abbonato gratis a me con Prime, mi incazzo. Bella Vincenzo, l'amico di Giacomo. E tu vuoi regalare delle sabbe alla gente? Ah, però... non l'ho sentito prima, scusami. Ma che stai a dire? Se ti ho donato per salutarti prima faccina che ride a crepapelle. Allora non ci ha fatto caso, chiedo scusa. Mea culpa. Io devo rinnovare l'abbonamento. Bro. Ok. E allora pure io a te te lo devo rinnovare. Me lo regali tu? No, famo che io mi abbono a te e tu ti abboni a me. Buonasera. Ciao Ilenia, buonasera. Ciao Ilenia. Vabbè. Ciao. Buonasera. Buonasera. È arrivata Tatiana, raga, che ha sbroccato come al solito. Una volta al giorno. Poi non c'è mai qua stasera. Stasera è solo lei. Stasera è solo Tati. Tatiana è la quinta. Grazie mille Tatiana, ti amo. Mi dica proprio, raga, non c'ho parole. Michael lavora, lo so, me l'ha detto che lavora oggi Michael. No, l'ha detto a me. No, allontanati. Tu sei arrabbiato? È che sì. Anna, ma sceffo? Sceffo! Staffa la pluf pluf al bagno. Allora, allora vi voglio bene assai, mitica. Ciao, pure noi. Ma solo secondo me Aurora assomiglia a Sara Lab. Chi è? Tatiana sei la quindi indiscussa, raga. Ma chef,
chef, lo chef arriva. Non so più come mangiare. Sì, raga, comunque a me mi sta scoppia la testa. Cioè, oggi sto letteralmente male. Scusa, Auri, ma sei innamorata di Lele. Io non ti scuso. Guarda anche che spamma gli omini che dormono. A nanna. Anche spamma a nanna. Oh, ma dai, che con Aurora abbiamo legato un botto nelle ultime live. Tati. No. Chi ha detto? Non l'ho letto, però. È vero. Anche spamma a nanna. Cercala su TikTok. Ci proviamo, ma non garantisco nulla. Mi manca il supporto di Michael stasera. Vabbè, ragazzi, cioè, non è obbligatorio tutti i giorni, cioè, devo stare tranquilli. Cioè, non è obbligatorio, punto, quindi, cioè, figurate. Che carina. È imboccata Debbo, con il terzo mese di fila. Grazie Debbo. Qua, piano piano, ragazzi, stiamo a fa sul serio, non so se lo notate, ma... Stiamo a fa sul serio. Vabbè, pure Sara è imboccata, sta sbroccata stasera Sara. Stanno tutti loghi, loghi impazziti. Mi sa che ci apostrofo ha ragione Tanke. Ci apostrofo è una faccia stanca. Ah, Tanke ha detto c'è una faccia stanca. Raga, sono stanchissimo, cioè, sono sincero. Non si è fermato un attimo. Grazie per 500. Che... No, raga, non mi sono fermato un attimo. Oggi sto proprio... Ma... Cioè, mi fa male la testa, sento tipo le vampate di caldo, cioè, sto distrutto. Avevo poi parlato delle ragazze. Per forza, raga. Lo sai tu. Cosa? Balletto delle ragazze. Non lo sai? Dopo fammi. Non è che ti guardi le live. No. Dopo famo il balletto delle ragazze. Che è lui non lo conosce. Oh, cazzo! Cerca un po' su TikTok, Sara Lab. No, vieni a farlo. Vieni a farlo. Okay. Lui l'ha fatto. Hype train. Ciao amici. Guardate, questi sono i miei piedi. La qualità dell'audio. No, ah, non c'è più niente. Non ci piove niente. Io mangio. Sapete dire qualche parola in napoletano? Sì, ma l'uniche che so mi potrebbero far bannà. Quindi no. Dov'è Scemenza? Cioè, abbiamo una brutta notizia. È viva. Però non la possiamo più far entrare dentro casa perché giustamente a noi ci hanno dato il B&B con scritto no animali coscessi. Hanno fatto entrare il cane e il gatto dentro casa e ci hanno detto non lo fate, giustamente. Quindi la vediamo ma sta fuori, non può più entrare. Auri, ma quanto sei bella oggi? Perché è tornato lui. Si è fatta bella per me. Hai capito, sì. Questi giorni ero strana. Eri strana? Ma quanto meno, ma visto che faccia? Cioè? Eravamo in pigiama. Eravamo sempre in pigiama, bruttina. Ma visto che faccia distrutta, cioè io sto col cucchiaio, vieni qua. A qua. Però io vorrei il livello 5, faccina che ride a crepapelle. Ciao, Ned. Tatiana qua sta spingendo. Tatiana oggi. No, è lei. Però è l'iniziativa di Tatiana, capito? È lei che. Ma Tatiana sta in fissa. Ma lei è vestita viola. Andiamo, Tatiana. Sara, 500 bits così, non dice un cazzo. Mi fa ridere perché ha detto ciao, Ned. Ho finito. Comunque, una live figlia che da allora mancavi. Amore. Auri, apri un canale Twitch con Natti e Elisa. Immagini, fammi solo il balletto. No, non so scoppiare, grazie. Io ci ho messo 6 orette per finire il panino. Se stai live non fare live, cioè se stai male non fare live, riposati. Che verso è? Amore. Oh, Tatiana. Non serve. L'hai steso, Tatiana, l'hai basta, steso. Basta, mi dice, cioè, non è voglio più. È troppo carino. Sì, l'amo, non voglio più. Ecco il livello 5, c'è arrivata da sola, amore mio, insieme a Sara. Sta carina. Carinissima, raga, grazie mille, vi amo. E che ve lo di? Che avevo promesso che faceva live e quindi l'ho fatta. Mi pare ovvio. Bella Maria Pia.
Tatiana, basta, Tati. Cioè, ti amo. Io che non vedo l'hype train perché inchioda broncio. Ok, adesso una domanda che faremo pubblicamente. Qual è sta il cazzo del problema? Qual è? Eccolo. Ma te come te lo lavi? C'è stato il bidello. Abro, ma ti ricordi io come ho campato a casa mia vecchia? Sono un veterano. Ma come si lavano? In doccia, credo. Oppure non so lavano, fanno solo tipo carta e sedanno. Perché qua c'è il bidet, raga, devi capire. Avevo detto che lo volevo stelline, faccina che ride a crepapelle. Sei dolcissimo e ti amo. Grazie mille davvero. Comunque io vorrei precisare che io e Nat, da sole, mm-hmm, abbiamo condotto una live, mm-hmm, e si sono divertiti tutti. Qualcuno... perché quando c'è sto io però non qualcuno, conduce. Qualcuno confermi per favore. È partito l'hype train. Ma non è che parte in base a quanto sei simpatica l'hype train. Che cazzo stai a dire? No, però vedi. Conferme. Confermiamo. Paro cazzo, Beppe. Vedi. E che vuol dire? Non lo so. Allora. Vedi. Cioè, nel senso, io vedo solo conferme. Tartaru. Tartaru. No, aspetta, mi sono sentito male. Oddio. Chiamo l'ambulanza? No, mi sento troppo stanco, mi gira troppo la testa. Amore. No, giuro. Davvero? Non è tipo per far content, sì. Oh no, amore. Vedo tipo sfogatino. Morto in live. Ragazzi, dai, amore. Sì, vedo tipo sfogato, però scialla. Cioè, faccio tipo un'ora me la faccio di live. Ok. Però vuoi qualcosa? Che voglio? Per calmarti, non lo so, un bacino? Allora è più simpatia di te. Mortacci, cioè, vostra. Amico. Auri maggiore di Lele. Oh, no, raga, non si può più comunque così tanto l'hype, cioè. Sono stata brava. Ah, paro cazzo, ti sembri il cazzo. Oddio, sembra il cazzo. No, ma credo ce l'aveva con me. Che anno sei, Aurora? 2000, come a me. Che vi interessa, eh? Però ti sei fatto tu sostituire, eh. Sì, vabbè, ma perché... Devi assumere le conseguenze. Sì, sì, è giusto. Sono stata brava. Mi sa che ti tocca regalarle il canale. No, col cazzo, sarà mio per sempre. Al massimo, se vuole, fare live sul mio canale. Ah, ne creerò uno mio. Fallo, se lo fai te l'appoggio. Ne crea uno mio? Non so chi è. Confermiamo tutto. Ci siamo divertiti. Grazie. E comunque se non stai bene, stacca stai. Raga, mezz'ora me la faccio. L'ho promesso e... Raga, ve l'ho detto, sta botta Twitch lo voglio riprendere sul serio e non voglio pisciare. Cioè, dai. Almeno un'ora la voglio fare. Tranquilli, non lo faccio morire. Ma se voglio impegnare, lo voglio far bene. Va bene. Un po' d'acqua? Sì, grazie. Acqua. Vorrei pure un iz. Capio? Ma si può fare qua? Sì, scialla, hai fatto spam. Chi è il più grande tra voi due? Io, ma tipo di... Quanti? Quattro mesi. Lei si è già su Aurora? Un botto. Però, aspetta, non ti spiego. Un botto, ma tipo a livelli gravissimi, ma lei non glielo faccio vedere. Cioè, lei fa, ok, ascoltami, che gli faccio, ok. Però di un me sto bruciando, tipo. Sto malissimo e penso solo a quello, però vabbè. Però ultimamente lo palesi. Dipende, ultimamente fa roba più grave. Che faccio di grave? Lo sai. Sei pazzo, che faccio di grave? Lo sai. Un caffettino, una per... Ho bevuto 7 caffè oggi, raga, credo che mi esplode il cuore letteralmente. Ho bevuto 7 caffè e una Monster. Sottone, haha. Non è vero. È vero. Non è la verità. È la verità più totale. Non puoi negare così palese però. Perché dovevo mettere le reazioni sui social? Perché mi ero rotto il cazzo. Questa è una più. Domanda interessante. Non la facevo più. E Aurora è gelosa di Lele? Sì. Però io mi fido.
Pure quindi io. Credo di non aver motivo di dover assaggiare la salita di lui. No, cioè, la potrei... Sei un sottone peggio di me, probabile. Tu non ti fidi allora se sei geloso? No, sì, di gelosia è diversa fiducia, ma di che cazzo parli? Sei geloso che una persona ti guarda, quella è gelosia. E hai detto a Shogami che... Perché quando ci stanno quattro pischelli al barietto gli rimboccano gli altri cinque pischelli a fagli, ah belli, lo sai, cioè. Comunque sei, io Roma, voglio di poi. Nuovo i video in spagnolo come in quarantena, cuore verde, lucchetto chiuso. Comunque l'hanno chiamato prima. Dovresti... Sto arrivando. E sta arrivando, mio amico. Come si... Io credo che mezz'ora è stacco. Sto male. Un pregio e un difetto tra di voi. Lei fa i problemi inutili. Non le reggo. Tu sei ipocondriaco. Ma certo, è vero. Però ammetti anche tu. E ignori i problemi. No, non è vero, tu ingigantisci le cose. Ok, ingigantisco le cose, però tu ammetti che crei a volte problemi inutili. No. Vedi, non lo riconosci, è un altro difetto, capito? Lei non riconosce quando sbaglia. No, non può entrare l'amore mio, piccolina. No, non può entrare, portala fuori. Dov'è la vostra prima reazione, la mia sì. E dov'è la fatta? Non lo so. Dov'è la pappa? È lì la pappa di scemenza. Mi ha fatto sentire male. E dov'è la pappa? Ci pensa la mamma. Rory è un uomo. La gelosia ossessiva è questione genetica. Rory? Allora, aspetta, Rory non mi ci ha mai chiamato nessuno. La prima volta che qualcuno mi ci chiama. Bellissimo. Ed è carinissimo. Rora, forse mi hanno chiamato. Rory, carinissimo. Rory. Da oggi è Rory. No, da oggi è Rory. Madonna, Sara ha fatto parte il trend. Oh, lo posi. Oh, io voglio bere. Che troia, stai così. No, raga, così, sentite questa. Un difetto di Lele fa cascare una cosa al giorno. Nel senso, una bibita sul tavolo, se va per terra sapete chi è stato. Cioè, è fissa una volta e al giorno. E mi sbrodo. Se non lo fa, è strano. No, ci dobbiamo preoccupare. No, questo è successo l'altro giorno con Valerio. Stavamo in live, no? Da lui. Quando ti dovevo sta. E abbiamo ordinato l'hamburger. E tipo, io mi ero messo i pantaloni di Valerio. Lui mi fa, che palle bro, io faccio pronto, ritorno da te, te li ridò, no? Li hai sporcati? E lui mi fa, sì, ovviamente, stavo a mangiare. E lui mi fa, no, perché io stavo così, no? E quindi mangio e mi cade tipo il ketchup, però sul calzino. Okay. E quindi mi fa, porco due, poi i pantaloni miei, ho fatto, no bro, tranquilli, dove ho già macchiati sta qua. E c'avevo la macchia tutta quanta qua sulla coscia. No, Madonna, sto momento in silenzio. Come lo guarda? Gli piaccio. È stupido. Piccino, tranquillo. Se stai male, stacca prima tu e poi noi. Senti, da Bonucci. Io dopo due anni di relazione che bastava uno sguardo alle gallettine di turno e se lo tagliano dal cazzo in un nanosecondo. Ah. Che vuol dire? Amore, non è difficile. Carina, la gelosia dei primi mesi. Poi arrivi a 5 anni di relazione come la sottoscritta e sparisce totalmente stelline. No. Vabbè, ma immagino in realtà dopo 5 anni non immagino tantissimo. Però no. Cioè, nel senso, dovresti cercare di farla prevalere come cosa. La gelosia. Anche dopo 5 anni di relazione, secondo te, cioè. No, invece però dopo 5 anni hai la certezza che quella persona non ti farebbe mai niente. Ti abitui. Cioè, prevale magari l'abitudine. Però c'è gente che ha 20 anni di matrimonio e si mette le corna, quindi non lo so. Ah, dopo il matrimonio sicuro. Vabbè, quindi non ti sposa perché mi stai dicendo sicuramente le corna. No, ti sto dicendo che è scientificamente provato che nel primo anno di matrimonio ci sono stati maggiori i divorzi. I primi anni? Nel primo anno di matrimonio ci sono il maggior numero di divorzi. Perché in realtà la gente è stupida, si sposa e poi va a vivere insieme. Poi vanno, no, io questa non ci posso campare. Infatti, boh. Lele, mia nonna ti ama, dice che sei il più bello dei Q4. Beh, fammi conoscere tua nonna. Mia nonna ti chiama Lello. Mia nonna mi chiama Lello. Lo sai chi l'ha detto a mamma? Chi gli ha detto? Ho parlato con Lello. Niente.
Grazie per parlare. Quanto bello. Mi ha detto ma era uno scherzo. Mi ha detto no, davvero stava là. Ah, tu non hai fatto niente di niente? Sì. Che grande. Ma calcola, lui ha avuto le corna o la certezza matematica che non mi tradirebbe mai. Capito. Però dipende, proprio perché lui l'ha ricevuta e fa vaffanculo. Non... No, le persone che le ricevono. Ok, facciamo la pasta del cuore. Certo che la famo. Dai, famo la pasta del cuore. Regà, dai, forza. Cacciateci i vostri dubbi. Su, aprite i vostri cuoricini e sfogatevi con... A mia nonna stai sul cazzo, non chiedere il perché, non lo so. Non lo so, vabbè. 8 mesi di convivenza e... Ed era un cervo a primavera, dopo 2 anni di sottenitivo gli ero però. Greve, da me se ricordo. Male. Pesa male. Brutta cosa, regà. Io d'amore non me ne intendo, so più per le moto. Che grande. LOL. Sì. Oh, che sta siendo, hermanito? Eccolo. Diego, non puoi stare nudo qui. È mia, Mari, dai. Dai, sta a giocare. Non ora. Ragazzi, sono nudo. Lei le sposeresti Aurora? Sì. Allora, chi ve l'ha detto o non gliel'ho già chiesto? Mi piace. Guardate una... la mano. Dai, non volevo, era proprio così. Fagliela vedere, dai, dai, no, dai, no, no, vedere, guardate. Dai, apri sta mano. Oh, apri la mano. Anzi, no. Apri la mano. Guardate che bell'anello gli ho regalato. Bellissimo. Mi piace. Poi brilla troppo, dai. Brilla. Quindi la cazzo di Aida. Oh, ma è proprio rotto, Ma tu sei brignano. Mi hai chiesto 8 volte. Che ne so, se non da te è tua. Beh, non posso dire nulla, 23 anni e non ho mai avuto una relazione. Scialla, io a 20. Prima dei 20. Amore, vi abbandono e devo andare a studiare chimica. Vediamo, ti amo pure io. Mia mamma ti ama, grazie a Cristo, una mamma che mi ama. Non è vero. Dicono abbiamo tutte. Ok, facciamo un sondaggio. Fate. Mia mamma ama Lele, mia mamma odia Lele e chi vota su mia mamma ama Lele vince. Mod credo un sondaggio, grazie. Io voglio Uraino. Ah, vedi che mi è stato sul cazzo, ti ho chiesto 6 volte e mi ero già fumata e t'avevo già data. Mo no, me la fumo. Però è menta. La mia non ti conosce. Fate parte di un sondaggio, ragazzi. Ai. Perché stai mangiando non la mia so, mano? Non so, mangiare tutto io. Mia mamma non è viola, ma pensa direttamente sia rincoglionita io. Ma perché? Lelo, ma fai un cazzo di una devo che prima stava talmente ubriaca. Che manco mi riconosceva. Ma chi? Ma che cazzo? Ah, Debbo Nucci. Non la riconosceva. No, ma sul serio, è più fissata mia mamma con te che io. Greve. Hola, sustedes, hermanos. Mia mamma ama Lele, brava, bella tua Sofia. I miei ex mi ha tradito. Hola, sustedes, hermanos, amigos. Con la mia migliore. Rory. Ah, oh, cosa? Todo bien, amico. Ah, vuoi sapere qual è il suo nome? Sembra quello che sta a fare le parole di sai qual è il suo nuovo soprannome? Rory. Il suo. Mi viene in mente Rory Kramer, bro. Pure a me, però... Rory. Non so il nome di Rory, perché Aurori. Auri è la fighissima. Auri, no, ti prego. A lei la chiamano Au. Allora, qua mi chiamano Au. Ogni tanto... È carino, Au. Guarda, Riccardo è una persona... con un buon senso. Grazie del supporto. Bravo, Riccardo, grazie per il Prime. Dovrebbero fare ma tutti come te. Facciamo un cazzo di swipe up su Instagram e poi sedamo. Dove sedamo? Fare in culo. Amici miei, altra mezz'oretta di live poi stacchiamo perché io sto stirando, ho dormito 2 ore in 3 giorni e ho fatto 1000 cose, quindi imboccate per mezz'ora. Tutti, vi amo, ciao. Saluto. Ciao. Stavo a leggere i commenti, ero presa.
casa, ma domani voglio la mia vita. Io, amore, non riesco a leggere, sei troppo veloce, io relazioni 4 ore. Arriva, mette chat lenta, ah è già lenta, porca troia. Allora riblocchiamo così, amore, guarda. Vai un po' più su, quello mi piaceva. Adora Lele, 300 voti, 300 mamme mi adorano. Relazioni 4 anni, quasi, eravamo migliori amici. Non era questo, però va bene, dai, leggiamo questo. Eravamo migliori amici. L'estate scorsa siamo lasciati perché mi ha riempita di bugie, ora stiamo di nuovo insieme, ha fatto bene. È troppo vago per valutarlo. Ma è troppo vago, esatto. Però io, se posso dire, le relazioni tra migliori amici che poi diventano appunto fidanzati, non sono tanto pro. Io e lei eravamo migliori amici, ragazzi. Non è mai vero, non siamo mai stati. Allora, chi è più dolce tra i due? Ovviamente io. Mi piace una ragazza che era la mia migliore amica e ci ho litigato, che faccio? Entrambe ragazze... Vedi, tutti i problemi derivano da queste persone che erano migliori amici, migliori amiche. È vero. È un macello, raga. Non va bene. Io che mi chiamo Aurora, se mi chiamano Au mi offendo perché non sono un lupo. E se mi chiamo Auro mi offendo perché non sono un maschio. Ti amo, sei una grande. Non sono un lupo, ma che cazzo. Il mio ragazzo mi ha tradito ma era molto ubriaco e faccio piscialo in culo, porco due, quanto è vero Dio. Ti metto le corna. Ero ubriaco. No, è una stronzata. Mi pisci? Certo. E allora? Che cazzo? No. Vieni qua fuori, gatto. Muore. Però guarda come obbedisce. Sì, no, guarda, cioè, se non è nessuno me la porto. Però mi fai il sondaggio e poi manco te lo caghi. L'ho cagato, 300 voti. Ma che cazzo dici? Lei è la stessa storia, non ho ancora parlato con il ragazzo che ti ho detto per la mia stupida timidezza. Ehi, è imboccato Mister Occhialotto. Ola Ermadio. Hai rotto tutto. Non ci credo. No. Puoi da serlo io, tu saluta la chat, tranquillo. Come stas, chat? Mi siete mancati. È arrivato Sharif. Il content... Oh, che cazzo... No, però vedi questo... Hermano, non sapes che stas haciendo. Ci stai fantasmi. Haceme hacer un poquito de cosa, mas cosas. Un ragazzo... Lele, ma cosa ti ha fatto decidere di rendere pubblica la relazione? Cioè perché proprio ora, dopo 9 mesi? E secondo te perché alcuni non lo ufficializzano? Mo ti rispondo. Un ragazzo, bella domanda. Un ragazzo mi stava sotto, poi ho scritto a Natasha e gli ho chiesto se dovrei uscirsi e lei fa, dai, prova a uscirci. E sulla storia era una palla. Lol, vabbè. No, almeno ci hai provato, so. Mi dissocio. Mi dissocio, però non di una palla, è brutto. Che mi hanno chiesto? A parte non so chi ma magari era noioso. Martina, Lele, ma cosa ti ha fatto decidere di rendere pubblica la reazione? Niente, non c'è stata una cosa che mi ha fatto decidere di rendere pubblica la reazione, è semplice che... Il semplice fatto è che era tantissimo tempo, ogni volta uno doveva la storia, uno doveva vedere, cioè poi nel se senso... si vedeva, usciva lo scandalo, cioè sono andato in vacanza, cara ragazza mia, ho detto basta, cioè... E perché alcuni di loro, alcuni non lo ufficializzano? Quella è una scelta personale, io anche all'inizio ho deciso di non annunciarlo, perché vabbè... Per quanto può essere stupido, metti caso mi sono fidanzato di qua e di là e dopo 2 mesi mi pisciavo. Cioè certo, volevi anche essere sicuro che fosse tutto giusto. Fanculo lei, l'ho comprato di tutto su Q4 e non mi cagate mai, uffa. No, non è vero, bella Raffaella. Calcolate che quest'anno lavoro con il mio ex, ai campi estivi, 8 ore tutti i giorni. So cazzi mia. Stiamo a fare la posta del cuore. Ah, è la posta del il mio cuore. Ex mi vuole e io voglio lui, ma ci siamo lasciati per alcuni suoi comportamenti che... ma a me piace comunque, che faccio? Può rispondere il dottor Jonathan Loverton. Jonathan Loverton. Ciao ragazzi, sono il dottor Jonathan Loverton, espertologo in innamoramenti e infatuamenti e attrazioni. Guardi, le dico The Death of the Angel. Lei vuole il suo ex vuole lei, ma per i suoi comportamenti. A lei piace comunque, le do un consiglio. Si faccia un purè con la patata e il formaggino al centro, lo schiaccia, si siede, se lo mangia e nel tempo in cui se lo mangia pensa a questa cosa, le verrà la risposta. E il purè di patata. Posso dare un consiglio generale? Vai. Quando non riuscite a fare una scelta, ok? Siete pronti? Guarda, questo è un trick mentale che adopero ormai io, dottor Loverton, da anni. Quando lei non riesce a fare una scelta, prende una moneta, testa decide testa o croce, e quando la tira, sa che deve fare? Lei spererà che venga una risposta, cioè lei spera o testa o croce, no? Certo.
Quindi lei deve fare quella cosa, perché la cosa che vuole fare davvero. Ah, prego, quindi la questa cosa non conta nulla, assolutamente okay. Nulla, serve solo a farle capire cosa vuole che esca. Ok. Capisce? Se lei fa oggi vuole andare fuori o no, testa o croce. Testa e croce lo tira e fa, speriamo se uscire o testa, perché era uscire, lei vuole uscire, esca. Ecco, la risposta non è grazie ragazzi, è stato un piacere, Madonna, bellissimo, vi amo, vi saluto. Dottor Loverton, Monetovelor. Monetovelor, grazie, Monetovelor Lover, 729888, chiamatelo. Dopo si offre reazioni... La prolunga, sono per oggi al prezzo di $2000. Ah. C'è un mio amico che mi piaceva d'agosto, mi aveva chiesto di metterci insieme, e io ho detto no, che palle, so stupida. Poi l'ho fatto perché avevo paura che la nostra amicizia finiva e mo lo rivoglio. Che fa? Non ho capito un cazzo. Allora, gli aveva chiesto di mettersi insieme, gli ha detto di no e mo dice è stupida perché invece mo lo vuole. Ok. Arrivai da lui, arrivai, io sono stata stupida. Te voglio. Te voglio, che te devo dire. Guarda, raga, a volte la risposta è letteralmente quello che mi dite a me. Come se mi dite vorrei fare questo, fallo. Quello che vuoi fare, cioè non so io. È come dice il dottor Lover. È come dice il dottor Lover Monitor. Mi piace il compagno di classe di mia sorella, quest'estate mi ha invitato al suo compleanno e ora ci vediamo ogni giorno, ma ha 4 anni più di me, cosa faccio? L'età non è un problema. Quanti anni hai? Quanti anni hai te e quanti anni hai lui? Cioè, magari lei ne ha 12 e lui 18, sì, vabbè. Io e il mio fidanzato ci siamo conosciuti circa 2 anni fa a Mykonos, durante il viaggio di maturità. Quest'anno torna lì con gli amici, mi fido, ma ci sono ragazze a destra e a sinistra. Vai, rispondi. Allora... Se ti fidi, il problema non si pone, o meglio, si pone, però non è rilevante, perché, cioè, se lo poni vuol dire che forse non ti fidi abbastanza. Le ragazze ci stanno ovunque, cioè io sono dell'idea che alla fine non serve andare a Mykonos, cioè se ti vuole mettere le corna te le può mettere benissimo anche un pomeriggio che esce con gli amici. Quindi, cioè, se ti fidi, basta, pensa solo questo, che non lo farebbe ovviamente mai. Nel momento in cui lui ti farà sto andando in discoteca, ci pensi, ti piace, certo, Rosy. Te via perché prende a tutti, però... Te fidi, cioè. Ti fidi, cioè. È easy il discorso. Cioè, immagina lei che... non abbiamo mai detto che stavamo insieme. E io, tra l'altro, sono pure conosciuto, capito, a destra e manca, quindi... Ma infatti all'inizio per me, cioè, io ho fatto tipo aspetta un attimo, cioè, becca un sacco di gente tutti i giorni, pischelle bellissime. Lavoratore. Me l'ero posto questo problema, però poi alla fine conosci la persona e ti fidi, cioè, non lo penserei mai di lui. LOL, la più cornuta di Marie. 6 volte. Fidanzata da 5 anni, compreso di corna. Finalmente ad aprile mi sono liberato. Ho scoperto che agosto torna qua. Se non vuoi chi ci ricasca. No, Ile. Oh, no, Ile, non mi fare del culo. Scrivimi, te prego, ti faccio un mental coach. Cioè, no. Però no, chi dei due era più restio a dire. Restio a dire della relazione all'inizio, intendo. Che vuol dire restio? Restio, che eri. Cioè, chi voleva non voleva dirlo. Ah beh, ovviamente io, regà, ma non lui, perché... Lui, regà, dipende da lui, non è cioè, che... Cioè, era il mio il problema che si creava una volta annunciarlo, cioè so io che sta sui social, non lei. Io, oh, bella. Sì, ma è stata complicata la nostra... Un giorno la racconteremo, come ci siamo messi insieme e come è andato tutto, cioè non realmente, però nel senso più dettagliatamente. È stato un parto, regà. Io che leggo di queste storie senza manco aver dato il primo bacio. Sti cazzi. Io ho dato 18 anni. Bellissimo, e poi arriva lei una decade dall'Olimpo, grazie. Ma a me che cazzo mi frega delle altre. 15 corna. Ancora. Mi piace una mia amica e non so se... Allora, io che palle, non riesco a leggere. Lasciato dopo 2 anni perché non mi faceva mai uscire di casa. E io, scema, gli ho dato retta. La scelta... migliore della tua vita? Lasciarlo. Sì. Teresa dice, Lello, come faccio? La timidezza mi sblocca. Mi blocca in tutto. Ancora non gli ho scritto, le mie amiche dicono che io gli piaccio, ma non ho il coraggio di scriverlo. Sta tutto qua. Io sono Mister Timidezza, raga, però... Raga... Sbloccatevi, perché vi perdete un sacco di cose. Fa troppo ride. Io e Lello insieme parlavamo. Io non parlavo. Sì, lei non parlava, però io pure non sapevo come comportarmi, perché... Perché cioè, tu sei timidino. Io sono timidino, ma all'inizio, cioè nel senso io prima ero la cosa più timida della storia, poi ovviamente mi sono sbloccato negli anni. Per forza, se no non parlavamo, cioè se tu parlavi, io non parlavo, se guardavamo, penso.
ero single, sono single e rimarrò single. Bello. Domani troviamo. Oh, bella Lilino. Un bacione. Il cugino Devin. Oh, bella Lili. Ormai lui è l'unico. Oh, mi fa troppo ridere perché lui mi fa troppo ridere perché mi fa. Ho rotto il cazzo ogni volta che ci ho lascia passare. No, perché mi dice ci ho lascia passare perché uno fa ma chi è? E poi faccio il cugino e mi fa. Ah, perché non conosco tutti. È vero. Ciao cognata, ha detto. Quando vi siete. Sì, ciao. Ciao. Vi mancano ciccia zoi tanto, tanto. Sì. Mi mancano tanto. Ma perché tutti vanno a studiare di notte? Che fate, raga? Per come fate? Me lo dite pure a me. Giuro che i miei figli li chiamerò Aurora Emanuele. Se poi cosa succede mi sento male. Se lo fai io li vengo a conoscere. Lele sta meglio ora? Mi sto riattiva. Però si sì, stacco un po' prima, raga, perché sto proprio lesso. Lele, il mio ex mi ha messo le corna e adesso siamo migliori amici. Faccio male in realtà di no. Capiendo. Hai interrotto la relazione. Se poi come ti piace come persona, ok. Se poi è stato sleale dal punto di vista fidanzamento, io non è un altro conto. Che una persona mi ha messo le corna, però nel senso se tu ci riesci non fai male, cioè se per te non è un problema. No, esatto, cioè io se mi mette le corna non voglio mai più vedere sentire per 10 anni. Senti, te devi venire a conoscere me. Avo, ti chiami Sig Morena, siete Morena? No, è lei è signora Morena. Chi è signora Morena? È signora Morena. Perché la conosci? Che fa? Lei è, ci parlo un botto io. Relazione di 2 anni, ci amavamo ma lui mi ha tradito, la mia migliore amica, ora mi vuole, che faccio? Porco due, manda a fanculo lui, la migliore amica tua e non ci torna perché, cioè, se ci torni mi incazzo, cioè, io mi danno fastidio queste cose. Lei piace a un mio amico, mi è venuto fuori casa e mi ha portato una rosa, però non mi piace, io gli ho detto no, ma ora siamo migliori amici, ci sta secondo te? Sì, è successo anche a me. Se ti piace una persona non è che te poi costringe. A me piace il mio compagno di classe quando. La mia prima nipote si chiama Aurora, l'ultimo si chiama Leonardo e io lo chiamo Lelo, ho vinto. Madonna. Raga, comunque. Così, io ci penso. Il discorso è. Io mi potevo chiamare Lela all'anagrafe. Cioè, non, letteralmente non ho mai sentito una persona che mi chiama Emanuele. Cioè, se mi chiama Emanuele non mi giro, quindi perché non mi madre non i professori? Messo. No, sì, i professori poi mi chiamano Giaccari. Vabbè. No, ma i professori pure mi chiamano Lele, perché in classe tutti mi chiamano Lele, quindi automaticamente dopo tipo mezzo anno mi facevano Lele, capito? Davvero? Sì, ma perché anche quando andavo lì tipo a riunioni io e mia madre facevano Lele. Certo. È un bravo ragazzo, ma potrebbe impegnarsi di più. Sì, come lo dicevano sempre, non si applica, è bravo ma non si applica. E ma che te volevo dire? Che mia madre da quando c'ho un mese mi chiama Lele. Quindi capito? Io la prima parola quando mi facevano come ti chiami? Io cioè Lele. Sì, amore, però pensa da adulto non ti chiameranno Lele, forse tornerai ad essere Emanuele. Io credo che continuerò a presentarmi tipo Lele. Mio padre si chiama Giovanni, se fa piacere Gianni. Però Gianni è diverso. No, Lele, beh, ma Lele è mini. Sì, sono mini. Io ti chiamo Emanuele quando mi fai incazzare. Lo so, pure mia madre, quando mia madre mi chiama Emanuele è perché ho fatto. Ti chiama Emanuele? Mia sorella mi chiama Emanuele. Mia sorella mi fa. Emanuele, mi faccio oh, che sta confidenza, gli dico, ma che cazzo vuoi? Mia sorella mi chiama Emanuele. Emanuele, no, io non t'ho mai chiamato Emanuele nel 9 mesi. Non lo dì, mi ha dato fastidio. No, che volevo ma dire? Manco quando eravamo amichetti, non t'ho mai chiamato Emanuele. Certo, ma chi amico mio mi ha chiamato Emanuele, cioè. Io sarò nonno Lele, capito? Vabbè, Emanuele, mi passi. Mio padre si chiama Raffaele e si fa chiamare Lello, capito? Lello! A me mi chiamano tanti modi, raga, Lello. Mia nonna lo chiama Lello, no, raga. No, che ve volevo dire, che... Allora, ieri... Ieri scritto... No, volevo, stavo finendo... Mo leggiamo questa, l'ho bloccata. Guarda che non siamo a fuoco. Sì che siamo a fuoco. Secondo me no. Ora siamo a fuoco. Che volevo dire, Oh, shut up. Che volevo dire? Dai, stavo di una cosa importante. Amore, non so nella tua testa. Ah, che mia madre, solo quando è arrabbiata. Quando io tornavo a casa mia madre faceva Emanuele, io facevo mamma sblocca. No, no, era tipo la regola. La regola proprio. No, era questo. Quando mi chiama Emanuele vuol dire che avevo fatto qualcosa e ce l'aveva con me. Bravi. Cioè, mo non mi ci chiama tipo davvero da. Ma dici lo faceva apposta o gli veniva automatico? Automatico.
perché vuole far capire che c'è il tono da grande, capito? Fa Emanuele, perché ti ho creato, ti ho dato io quel nome, capito? E quindi Emanuele. No, è gravissimo, non ti ho mai sentito chiamare da nessuno così. Forse mia sorella. Sorella. L'hai sentito. Lei lo fa più spesso, è vero. L'hai sentito? No, però sì, mia madre ai tempi, mo, ovviamente quando mi sbrocca mia madre, cioè mi vede una volta all'anno, però capito? Amichetti. Amichetti. Allora, ieri mi ha riscritto la mia crush di quest'estate e mi fa: ciao bello, come stai? Io l'ho pisciato bella. Perché... ma c'è scritto bello. Ok. Io l'ho pisciato perché quest'estate dovevo fare sempre il sottone e poi lui è scomparso. Cioè, che dovrei fare? Non so se rispondergli. Poi sono rimasto a scrivere perché comunque se eravamo scritti per 2 mesi... cioè... devi lasciare stare, secondo me. Sì. Cioè, se lui è sparito, c'è poco da fare. Uno che sparisce, magari una seconda chance la merita, ma te devi essere superiore, cioè devi fare proprio tipo... Cioè devi fottertene. Se poi vedi la traiarda, vuol dire che te sta sotto. Cosa pensate delle relazioni aperte? Una cazzata, raga. Raga, ma cioè, non ti fidanzate, devi fare una relazione aperta. Io ho avuto un'altra relazione, è durata 5 anni, dopo ho fatto finta che mi ero già messa con qualcun altro perché ci provava con una mia ex migliore amica, adesso non parlo sia con il mio ex sia con la mia ex migliore amica. Ma io ci sta, ci sta. Ora, ma te i consigli d'amore li davi su Insta, è vero? Mi ha chiesto più volte di metterci insieme, ma io ho sempre detto no per vergogna, adesso lo voglio, che faccio? È stata stupidina perché secondo me non c'ha senso di no. Mio padre vince tutto il nome e Carmelo si fa chiamare Mimmo. Ma che cazzo c'entra? È impazzito. Lo amo. Impazzito. Lo amo. C'è poco da fare. Il mio ex mi ha tenuto con la mia ex migliore amica. Chi perdono? Nessuno dei due. Nessuno dei due, mandi a fanculo. Si va a dire. Ho detto. Madonna che bad girl che sei. Comunque io batto tutti. Due relazioni, due volte cornuta e se ci mettiamo pure che sono tornata insieme... a uno e mi ha rimesso le corna a due relazioni e 3 volte cornuta. Debo, ma che cazzo te devo dire? Ora, cioè, sta a fa macello. Ma mettile te cioè. Corna sta botta al prossimo, te prego. Cioè, Scott sta scherzando, però nel senso... Manuele, che cazzo dici? Aurora! Ehi là, è aperto. È aperto, tira. Io l'anno scorso avevo mandato una foto intima al mio ex e lui l'ha mandata a tutti. Che dovrei fare? Denuncialo. Sincero. Io che ho fatto l'amante, non fatelo, fa schifo. Sì, cioè nel senso dipende. Fa più schifo mettere le corna. Fa più schifo la persona che sta che te usa come amante, cioè. Tu apri e stai là. Io mi chiamo Camilla e mi chiamo Noele. Ah, raga, ma voi sapete che Tancredi si chiama Tancredi e lo chiamano Edo. I genitori? In famiglia lo chiamano Edo. No, poi l'ho spanculato e mandato al pronto soccorso. Ecco due. Entra da Grimbaud. Che sta a fare Grimbaud? No, finché non mi chiama al telefono e mi dice per favore entra, non ci andrò. L'altra volta non mi ha risposto il bastardo. Fa più schifo avere le corna, fidatevi, infatti. No, ma come fanno a sottolineare il messaggio? Con i punti del canale. Più stai live con me, più prendi punti. E puoi fare un po' di cose. Disgraziato. Dopo sentiamo. No, sì, ma era tipo. Si chiama così che cosa? Aeroporto. Edo perché Tancredi Edi. Per quello? Tancredi Edi Edo, sì, quello va detto. Edi allora, no, Edi. Auri, ho fatto l'esame lo stesso giorno tu, è andato bene, top. Dai. Era il giorno degli esami bene. Era il giorno degli esami bene, infatti. No, raga, ma io ho fatto il macello, poi vi racconterò un giorno adesso. Mia madre quando si incazza mi chiama col nome di mia sorella. Te hai vinto, Marix. Questo è stranissimo. Allora, sono stata appresso a un pischello per un anno. E quando ci siamo incontrati per la prima uscita,
Lui ha conosciuto la mia migliore amica e ha attaccato bottone con lei, ignorandomi. Dopo poco meno di un mese, già entra nel lockdown, che sto qua, che Che questo qua sto mi qua. chiedeva sempre di lei, mi scriveva pochissimo. Se mi arriva e mi fa che se stava a sentire con lui e che gli piaceva. Io ero presissima. È Presissimo, è inutile inutile dire dire che che lei lei se se ne ne esce esce con. con. Ti dà fastidio se ci sentiamo io lui? Io tipo. Queste Basita. cose io non le Tornare capisco con gli davvero, ex, raga. cioè io da 4 anni che faccio tirare molle a un ragazzo? 1 e mezzo insieme, 6 mesi di pausa e poi di nuovo insieme e così via. Cosa ne pensate? Se lo ami ancora, cioè nel senso. No, non sono minimamente d'accordo e te lo dico perché ho, per esperienza personale, ma non mia, però di una persona che mi è molto, molto stretta. Queste cose non funzionano, regà. Prendete una decisione, dire mo' Mo non dicono sempre servono a pure a me, mo dicono niente. pure a me. Allungano È un solo. circolo infinito in cui rimandi una cosa che dovresti già fare. Che te volevo dire? Te volevo dire una cosa? Però mi sono dimenticato, quindi no, dirò più. Non te la dico più. E dimmelo, Emanuele. Tu mi hai cagato il cazzo. Ma che te coglioni però? Mi dà fastidio. Guarda, che a te dà fastidio pure se ti chiamo Lele, è diverso. Sì. Allora. Urta. Lui si arrabbia, Oh, ma ma perché non per mi ci scherzare. chiami dopo 7 mesi che non mi ci hai mai chiamato? Perché mo mi chiami Lele? Cioè, c'è un Quando motivo? ti chiamo 740 volte e non mi senti, una certa faccio Lele. Ma no, Si vaffanculo. incazza, raga, ma proprio serio. Che solo amore. E alzi la voce. Ho capito, ma se ti chiamo 200 volte, amore, magari non lo senti, se ti chiamo Lele, ti No, arriva perché poi subito. Lele lo urli. Urla pure amore e te sento. Ah, a mezzanotte esce la canzone di Grimbaud. No, raga, non ci starò mai fino a mezzanotte. Ma quanta gente c'è? No, c'è un botto di Io lo gente, raga, chiamo non gliela bimbo, faccio. anch'io lo chiamo bimbo. No, raga, c'è un botto di gente, cioè c'è Jody che conosco e basta. Non gliela faccio, raga, sto stirando, non riesco a aspettarmi una mezzanotte, dico un quarto d'ora e stacco. Lello, però tu hai dato anche con Aurora, XD, ah ah ah. Quello non è tradire, raga. Lele, non ti preoccupare che sappiamo che Auri ti ama, non c'è bisogno ogni volta ti chiama amore. Ho capito, però non c'entra. Mi ero innamorato di un ragazzo della mia scuola, dopo 7 mesi che ho scoperto che lui è gay. Adesso che sono fidanzato con un altro e lui ora è diventato bisex e mi ama. No, aspetta, mi ero No, è innamorata di gravissima sta roba. fammela ridecifrare. Mi ero innamorata di un ragazzo della mia scuola, dopo 7 mesi ho scoperto che lui era gay, adesso io mi sono. Mo sei inculata. Ma questa cosa. Però dipende, mo, Un cioè se te macellino? sei fidanzata con questo vuol dire che mo ci tieni, cioè nel senso. Scialla. Fai ici. Posso farvi vedere Vai, fammi vedere una cosa al volo. La 360 quanto cazzo Che gira? E puoi fare no. Tiny World, poi posso riprendere il Sembra vostro punto di Marte. vista. Il mio punto di vista, Cioè tu il non hai punto di niente in vista. mano. Sì, niente, esatto. C'è la cosa lì che c'è l'ombra, ma si toglie dalla ripresa Ma quelle automaticamente. sdraiate come sono venute? Fighissimo, Fammelo guarda. vedere. Ciao amici. No, Ehi, questa è facciamo il una tour in telecamera. Possiamo fare il 360. balletto? Sì, domani, della casa. Ma come fai? Come faccio a mandarlo? Lo posso No, girare? Come si dice? Lo proiettiamo lì. No, quando lo sporto da qui lo metto al computer. Oh, scemenza! Guarda là! Scemenza! Comunque a me chiamano Nuzza, grazie madre, mi ha sempre Balletto, chiamato balletto, sempre. Ah, sei balletto! Renuzza, quindi Nuzza. Balletto! Lei, mia madre te scambia per Valerio, Scaldo Valerio lo le mani. chiama Valespo e pensa che sia Sespo e Sespo lo chiama Espo Mi e non so scuso. chi pensa. Vai, Amici, fate il uno, balletto. due, tre. Ma senza riga. Fallo anche tu. Così è No, più. Dai, è più. no, ridico. Lo devi fare con la faccia seria. Fidati, è simpaticissimo. Secondo me non piace più a nessuno. No, ma Mi che. piace il balletto. Raga, il Io balletto, che cioè. dico? Ci pagano, la Diventare gente solo. ci paga per esibirci ai Vabbè. concerti e fare questo Beh, balletto. Vero, fatevi vero. pagare però. Allora, guarda. Raga, gli potete far capire che è un balletto molto carino. Vabbè, prendo la parte nera, ovviamente questo non si vedrà. Aspetta, che stasera ho paura di romperla. Noi, nessuno. Ovviamente poi posso fare zoom, cose, capito? Che Cioè. figo, ma questa è l'app. Sì. Aia. Cioè, capisci?
Posso fare tutto, è incredibile. Mai detto. Fighissimo, ciao. Ciao. Ah. Oh. Emanuele, mi serve un audio su Insta dove dici buongiorno, mi serve per un edit. No, non è questo. Buongiorno, lo posso dire qua e prendi l'audio. Silenzio totale. Vabbè, aspettate. Lei le fa il balletto. Veloce anche. Oh yeah. Grandissima. Voi ci capite, non voi saranno, ci capite. Non saranno, non saranno 100 bits a i, come dice, umiliarmi così facilmente. Raga, però tipo 500. Aspetta, voglio, forse voglio, sì. Un silenzio, voglio il silenzio. Senti quanto se la smatta Emanuele qui. Voglio il silenzio. Oh, te devi uscire da qua. Il silenzio. Buongiorno. Prendi l'audio. Ai dai, non vedo te spammare. Se non fai il balletto ti faccio diventare Emanuela, ok? Basta, mi hai rotto il cazzo, eh? Cioè, Emanuela Aurora balla meglio di te. Oh, regà, che è sto trend? Mi chiama Emanuele, mi urta, cioè, mi dà fastidio. Sto per chiudere la live, potrei rosicare. Lui, no, infatti, regà, lui rosica. Lele ti sei umiliato anche per molto meno. Poteva. Verità. Mi piace un compagno di classe di mia sorella e quest'estate mi ha invitato al suo... Ah, l'abbiamo già detto. Io ci vediamo ogni giorno, ma 3 anni in più di me. Io 16, lui ne ha 19. Scialla, easy, easy fa- è fattibile, conoscilo ovviamente, magari è uno stronzo. O comunque adesso io ho scritto, ciao, e poi vedo se mi sta sotto, comunque sì, sono maschio, mannaggia a te, wow. Io lo sapevo, era Aurora che fa bella, io ho fatto no, no, è bella. Non mi ero confusa, non avevo capito niente. Comunque lei sono, bella Tommy, grazie. Tommy Bomber dice, ciao, tutto bene bro, grazie. E Tommy TC47 dice, comunque lei sono strafelice per te, la tua tipa è bellissima, sto in fissa. Grazie. Grazie mille, non lo di però, sto geloso. Ma perché è un tuo amico? No. Mamma non ti chiama nessuno. Tete, che carino tete. Emanuele mi sa troppo di fuckboy. Infatti insomma fuckboy. È vero, eh. Pure mi sa di fuckboy. Ecco, la mia più bella relazione, un tipo mi aveva detto di metterci insieme. Io ho detto sì, proprio ho visto che faceva tutto il fighetto davanti alla mia migliore amica e l'ho mandato a fanculo. Benissimo. Comunque è vero, ci stanno tipo i pischelli che tipo gli piace l'amica, gli piace l'amica e quindi parlano con te. A me è successo. Ma con un'amica tua che voleva te, cioè lui voleva te o lui voleva l'amica tua? L'amico del mio tipo con cui stavo uscendo voleva me. È stato bruttissimo. Tu pensavi di uscire con lui, invece lui stava a spalleggiare l'amico suo. No, allora io stavo uscendo con sto ragazzo che mi ha detto portaci un'amica, mi porto un mio amico. Questo suo amico in realtà non dico che ci provava con me, però parlava costantemente con me, rideva con me. E questo me. Qua con cui parlavi tu parlava con l'amica tua? No, rosicava e basta. Ah, entrambi te volevano? Sì. Vabbè, sì, ma uno official, l'altro okay. Era il suo amico e doveva stare per la mia amica in okay, realtà. Però, ok, però capisci che non era tipo parlo con te per arrivare a Nat. Capito? Era no. Tipo io parlo con te e poi mi sono portato questo amico mio che è nostro stronzo, cioè capito io che c'entro. No, no, sì. Capito? Quindi, quindi non è quello il discorso. Elisa mi fa tagliare troppo perché. Non lo so, ho detto io fai tagliare. Rosia e basta, ti amo ora sempre di più, pure io ti amo, signora Morena. Ma lo sai perché signora Morena? No. Lei si è chiamata Sig Morena, però Silvia Marla. Stavamo in live e ha letto un suo commento e fa: vabbè, scusa signora Morena. Sig Morena. Sig è signora per lei. Amo i tuoi tatuaggi, i miei spero, grazie. Au, di a Lelo che non mi deve chiamare Teresa. Ti chiamo Tete. Au. Lol. Questa mi ha fatto ridere, no? Purtroppo. So vero. Bimbi, cazziate a Marix che mi chiama Debora perché oggi l'ho riconosciuta a mia discolpa, avete bevuto 4 drink potenti. Era Deb. Deb, lo so, però tu lo meriti per oggi. Avrei comunque scienze delle finanze, ha fatto. Scienze delle finanze, madonna. E che facoltà fai, scusa? Scienza! Ma che stai riscaldando? Il tuo sale, eh? Il tuo sale. Il mio ragazzo l'ho conosciuto in ospedale nella sala d'attesa il giorno del mio intervento al cuore.
Sto per piangere. Io pure, greve. No, a me queste cose mi... Bellissimo. Oh, Auro, tesoro, senti. Io sono geloso, lei è mio. Ah, veiamo. No, vabbè. Vabbè. Lei è il pischello mio. Cioè, cialla, dai. Senso. Ci sta. Lei le posso chiamare Lillo? No, grazie. Cioè, non è mai un pazzino. Le mie due migliori amiche hanno litigato perché il ragazzo di una le ha fatto le corna con l'altra. Io amica di tutti e non so da che parte stare. Emanuele Giacca, sei troppo simpatico, grazie bro. Giurisprudenza, solo che questa è di economia, una all'anno a scelta. Ah, ok. Lei ha 12.4 punti canale, merito, meriti Cristi. Sei proprio un ragazzo d'oro, rimani sempre così. Grazie. Confermi? Sì. Sei scemo. No, non sei scemo. Sei scemo d'oro. Te sei una scema d'oro. Amore. Te. Sei vergine? No, cancro. E amore, noi ti amiamo, ma Aurora è più bella e più simpatica e poi c'hai sonno, quindi te puoi dare. Meno male, regà, finalmente. Allora, che dicevamo? Quindi il canale diventa mio, è deciso, eh. Tutto questo era organizzato per far sì che tu te ne andassi. Finalmente posso avere il tuo canale. La gente è d'accordo. Beh, io me ne vado. Se fai 5.000 bits, il canale diventa tuo. Anzi, 10.000. Se ne fai 5, diventa 50%. Se non li fai, non fai più una live con me e se lasciamo. Dai, vieni qua. Vieni! Riga, per favore, devo fare 5.000 bits assolutamente. Dai, amore, vieni qua. Comunque se la smatta il ragazzo, se la smatta troppo. Sei pronta a fare 5.000 bits con me? Amici, siete pronti? Siete pronti? Ragazzi, c'è in palio una cosa importante, la mia dignità come prima cosa. Come seconda cosa, il canale 50 e 50. Non si tocca il sederino a Lele. Io non mi ho toccato. Ce l'avessi, te li donerei subito, bimba bella. Lele date. Oh, grandissima Marix. Grandissima Lele date. E siamo tornate le ragazze. Ecco l'altra ragazza. Siamo tornate. Siamo qui. Siamo noi. 3, 2, 1, via. Questo se li merita 5.000 bits. Non vorrei dire, ragazzi. Ok. A 5.000 bits ne inventiamo un altro. Infatti tocca aggiornarsi. Capito, c'è. Adesso lo facciamo da un paio di giorni. Ma non è che non siamo originali Mister Scaldotto? Noi. In realtà. Sì, guardate Mister Scaldotto. Lei si passa questo vermetto. Ma ovunque a Roma, a Milano. Iniziamo con queste faccine che ride. Tatiana, ti amo. Ti amiamo, Tatiana. Ti amo. Ciao. Te lo dico in russo, Tatiana Yeti Bello Blu, ok? Yeti Bello Blu. Te chiedo, Tatiana. Blu, Tatiana, te chiedo. Tatiana ce la farà a farci steccare il canale. Chi è più alto? Tra te, Aurora e Lele. Elisa. Tatiana, raga, no, quelle Lele, no, Tatiana. Tatiana. Oh, bella Eli, ciao. Tatiana, sarai... responsabile di questa spartizione di canale. Tatiana, per te è un nuovo balletto. Avrai privato un balletto solo per te, Tatiana, ricorda. Più una consulenza da Aurora, una consulenza sull'immobiliarismo, sul no, privato. Sugli scherli, che qua hanno tutti i problemi di cuore. Ma è andata a Forteventura, c'è menza che è della vicina di casa, mi mancava. Sei una scimmia. Diego intanto rapisce Lisa. Vogliamo, Lele Giaccari dice vogliamo Lele, fa una piega. Sarebbe strano il contrario, no? Michael Beltra, è imboccato. Michael. La la la, bella Michael. Io mi chiamo Asia e perché sono bassa mi chiamano Nana. Ora se chiamo con il mio nome non mi giro. Tatiana, io ti do il mio cuore, lo tiro fuori da qui,
stai in mezzo ai polmoni, io lo prendo, la mia anima, te lo mando, Michael, sarà piccola tuo. Info perché dobbiamo arrivare a 5000 bit e Tatiana is on fire, eccola. Michael cuore, Tatiana is on fire, cicchi cicchi boom boom. Tatiana, quindi l'abbiamo già carichiamo, ribadito. Carichiamo questa serata. Carichiamo, Tatiana, ma sei matta. Marix, grandissima. Nat, mi sei mancata, ti amo. Ross, ti amo anch'io. Aur, non ti conosco bene, ma anche tu sembri una ragazza d'oro. Allora, potete vedere qua è fatta un po' d'argento, qua, però... Grazie. Sì, che carini. Allora, canta una canzone che è sproibile. Due capo fa. Nel frattempo, il balletto nuovo si sta sempre, è sempre più vicino. Tatiana è impazzita. Rip per Lele, no, infatti, raga, ci è rimasto male. Arriva Lele, arriva, arriverà. arriva. Però giorni. Vorrei davvero... Sono appena tornata da un non perdere la mia dignità. Tornati amici, arriviamo a 5000 amici, ballo ragazze, vedi, tutti stanno acclamando, ma ciao Nat, ti amo anch'io, e lo inventiamo ora, inventiamolo, vai, proponete allora, mosse che vorreste vedere, no non mi piace, già te la boccio. Facciamo no. Tipo il ballo hawaiano. Povero Lele, ma la dignità di Aura conta tanto. Ti amo. Oh, scendo bats, scendo triangolini. Grazie mille, lo apprezziamo sei tantissimo. Sei una piccola Tatiana, ti amiamo con un piccolo cuore, sei ti una amiamo. Mini Tatiana. Sì. Lei è princess, poi c'è lei Tatiana è la queen, però. Tatiana, sei la queen. Però. Accettiamo tutti, ragazzi. Loro stanno giocando a briscola. Ma lì dietro c'è una capannetta. No, non c'è Salata, niente. Mi vuole bruciare? Allora, 1000 bits e bruciamo Elisa. No! Ecco. Vuoi non fare solo 1000 ha detto. No. No. Eccola. Ma come? Ho capito, accendo il PC per ricaricare faccina che ride a crepapelle. Ti amo, Tatiana. Cioè, io mi tatuo comunque Tatiana qua. Tatiana, Tatiana. Tatiana, wow. Tatiana, ecco. Trattino basso 97. Ciao ragazze, dono e torno Michael Betta. Mi fanno fuori faccina che ride a crepapelle. Chiamiamo. No, Michael. Faccina è impazzito, no, è M di Michael. M di Michael per sempre. Che cazzo stava fastidio? Vieni qua, prego. Michael, hai fatto il colpo finale, sei la mia vita. Michael, ti amiamo. Ti amiamo, Michael. Regà, cioè, l'ho stravinto il canale, non so. Michael e Tatiana forever. Michael e Tatiana e Marix. Lele è qui, amo. Eccola, mini ecco. Tatiana ancora. Non serve più, ci ha pensato Michael. Regà, faccina che ride a crepapelle, faccina. Grazie, che ride a crepapelle, faccina che ride a crepapelle. Che è successo? Tatiana e Michael, come sempre. Ma Michael non c'era stasera. Ma è passato al volo. 8200 per Michael. Non ci crede, signor Giaccari? No, non ci crede. Legge apostrofo, hai rimesso il canale. No, Sara 500 bits. Sara. Si sale. Lei ci ha rimesso il canale. Michael 5K. Mi ha voluto sfidare? Ilenia 100. Raga, mi confermate quanto hanno fatto? Auri, hai fatto 8000 bits. Di più, ragazzi, ho fatto in realtà. Ragazzi, 8600 bits. Lo sai in quanto? 5 minuti. Raga, 5 minuti abbiamo spaccato. Tatiana, Michael, per favore, confermate. 8600 bits. Ha fatto 8000 bits in 5 minuti. Vabbè, però c'è, bro. Non va, anzi, io me do. Vado in pensione. Ragazzi, Chef e Lele si danno, ragazzi. Devi andare via più spesso. Devi credere che erano Emanuele e Faccina. Lele, Michael 5K, Tatiana 3K. Io vi amo. Non so che di. Tatiana qui, Michael qui sotto. No, qui. Qui sopra il sopracciglio. Tatiana, Michael. Lele ha fatto la fine di Emily. Amore, non so che dirti, cioè. La sei smattata, hai fatto. Vabbè, cambiamo il nome. Cioè, mezzo che l'ho vinto proprio tutto, il canale. Sì, però devi fare anche tu una live al giorno. No. Amore, le faccio con te, come se la facessi. Quindi il canale è ufficiale. Lele Datte, hashtag. Il canale è ufficiale. Hashtag Lele Datte. Ciao.
Ciao, Lele, è stato un enorme piacere. Ora ci sono Auri e Nat. Lele Dante. Lele Dante sono morta. No, raga, poverino. Ma ti stanno davvero Lele, non te la prendo nemmeno pure te. Tatiana, grandissima. Lele Dante. Eccola di nuovo. È partita la sagrina. Perché mi ha sfidato, mi ha detto. Chi è Team Lele? No, Lele non te dà. No, c'è l'hashtag Lele non te dà. No, io facciamo non... un sondaggio. Lele no, date, silenzio, Lele non te dà. Sto parlando. sto parlando. So che non è più il mio canale, però sto parlando. Lele è spodestato. Non niente, ormai siete dall'altro lato. Non mi importa, non potete più tornare indietro. Bambino, no. Non potete più tornare indietro. Non mi convincerete. Sto parlando comunque. Anzi, sapete cosa vi dico? Glielo lascio il canale perché mi sono rotto il cazzo. Il mio fandom non mi supporta. Col cazzo che continua a farmi le live, gli sbatti per voi. Col cazzo, me ne vado. Basta. Dai, che sembri serio. Hashtag l'ha risultato. Non è che mi... Volevo comunicarti che non ho più il telefono. Ne avevi due, ora zero. No, ci sono. Io Team Lele solo per solidarietà, cioè. Però per insulto. Per parlare dovresti donare, mi dispiace dirtelo, però. Ma regaliamo un po' di soldi. Ragazzi, sarete fortunati. Innanzitutto ti calmi, secondo poi hai sfidato delle donne. Le donne vincono sempre. Ma noi vogliamo entrambi cuore verde e faccina che ride a crepapelle. Ragazzi, regala le sub. Veamo. Ehi, amici, sta per donare. 5 di voi saranno fortunati, belli. Wow, amici. Vediamo. Conferma il paese di residenza. No, regà, non è Spagna il paese di residenza. Ehi Siria! Ehi Sirio! Guarda! Uè Sirio! Dove stai? Oh raga, serio, non sto a panicare. Qualcuno gli faccia squillare il telefono. Ne avevo due, ora non è neanche. È riuscito a perdere due telefoni, ragazzi. Come mi chiamo? S. Signor S. 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 Signor S. S. Ehi Siria, chiama S. Ah, fuck. No, è pisciato, non lo posso fare. Perché? No, ok, aspetta, non ci provo. Che dico? La. Le sub sono a casa. Eccolo. Ceffo. Ceffo sta qua, ce l'ha sotto il culo Aurora. Aurora sotto il culo. Guarda come è chiamato. Caccona grossa. Puzzolente. Puzzolente. Devo disinfettarmelo sotto il vostro culo, amici. Sì. Un amore spiegabile. Io forse una. Che cazzo? Ehi, Auri e Nat sono sempre meglio. Ragazzi, abbiamo spaccato. Amore, lo vuoi quando mettono le frasi tra tipo le stelline? È vero, tantissimo. A voi ve lo riconosco, ma a loro in chat non mi piacciono. Non mi sono piaciuti. Sempre a supportare me, poi arrivano... Ecco qua. Ma perché? Ce l'ho i soldi, a merda. In tutto ciò non è partito il trenino. Avremmo potuto fare il 500% e arrivava la proposta faccina che ride a crepapelle. Cazzo, Tatiana. Che proposta? Di matrimonio, già ti sei scordato. Lo regalate? Regà, ho regalato 5 sub. Wow. No, Dia, ma non solo. Complimenti a Nunzia, Albi, Alice, Vittoria e Mariuzzo. Bella per voi, ho regalato le sub. L'ho fatto solo perché ve volevo regalare 5 sub a voi, perché il canale non è più il mio. Però sono stato... Grazie. Ti compri followers.
No, raga, se fa, magari qualcuno non si può abbonare. Non sei quindi... più che attaccati. No, non era questo il motivo. Raga. Perché nelle azioni non buone... Non fatevi fregare. Perché nelle azioni buone ci dovete buttare qualcosa sempre di merda? Non... un arrampicatore. Cazzuz67 si è abbonato con Prime. Vedi, uno ragiona. Te voglio bene. Grazie mille. Ah, lo dovrei ringraziare io, non hai capito, sei stato spodestato. Ah, è vero, ti ringrazio. Grazie, Cazzuz67. Grazie al Cazzuz. Siamo state brave, tu ci hai sfidate e noi abbiamo reagito di conseguenza. Comunque io, piccola parentesi, non ho comprato le sub perché mi compro i follower. Sapete, c'è gente che scrive in chat, non me lo posso permettere, quindi 5 a caso lo vincono. Cioè, in realtà era una cosa buona, non era... Non so, malizioso, non vedete sempre il male nelle cose. No, ero io. Le, scusa Auri, ma io amato e amerò sempre lei. No raga, ma ci avete ragione. Scherziamo, inshallah. Bacio. Ai ai ai. No. No che? No, quello non sotto. No. Ah, oh, coglione. Ho capito, cioè... no, dicevo bacio, no. No, io dicevo quello sotto. Sì, vabbè, quello caso a parte, coraggio. Auri, fa il tuo verso. Antaro. Grazie per la sub, non siamo arrivati a 10k, quindi sia tu che di Auri. Grazie ancora lei, le prego Mariuzzo, vedi? Non sono arrivati a 10.000. C'ha ragione Mariuzzo. Però de poco, eh. Mi sei tra un po' me do. Sì, raga, pure io mo stacco, sto crepato. Cioè, sto proprio male. Tatiana è imboccata. Eccola. Tatiana. Amore, che carina. Non so più che fa. Tanto vale finire i bits che ho per stasera. T'avevo detto smettila, cioè, tipo di tenere per... Tipo di tenere per domani, cioè. Ormai sta on fire, Tatiana. No, sta on fire, te amo. Tutta cioè, la però... campazzita, raga. Ha fatto più ai... Più hype Tatiana che Lele. Vero? È lei. Mi sa che il canale sopia lei. Mi sa che sopia Tatiana. Famo io Auri e ma Tatiana. Ma pure Michael ha imboccato 5.000 bits. Michael. Solo Michael. Ha imboccato, si è dato. Ha imboccato, ha fatto regà. C'ho un attimo una pausa dal lavoro. Bam, 5.000 bits e si è dato. Uffa, vorrei fare la sub. Shala, c'è il tempo. Lele, ancora inizia live domani tutti i giorni alle 22, regà. Non vi potete sbagliare. Tatiana fa la VIP, vi? Grazie. Sono VIP. Tati, scrivi un attimo in chat. Mary Ross si è abbonato con Prime, grazie mitico. Bello. O mitica, non lo so. Tati, scrivi un attimo in chat. Michael, ciao, 5k bits si è dato. E si è dato, così raga. Cioè, è il logo impazzito. Sta impazzito il logo. Michael sta logo impazzito. Ah, oh, io sono la regina Elisabetta. Tatiana è la regina Elisabetta, raga. Tatiana, raga, non c'ho il nome, cioè, mi sto a perdere. Eccola, Tatiana attimo basso 97, quindi slash. Ma come, che vuol dire VIP? Che, mo da vedere. VIP. Tatiana attimo basso 97. Ok, lo dovrei aver fatto. Lei tra un po' adesso stirà, pure io. Pure io sto stirà. Infatti mo tra un po' a me do. Tatiana, è lei, lo dovrei aver fatto. Tatiana, schienati in chat così vediamo se c'hai il logo a fianco. Ma se siete fidanzati sti folli fans, senza dirtelo cosa dovrei fare? Ah, Mariuzzo, Mariuzzo è rispuntato. Mancano 300 bit ai 10k e niente. Lele è di Aurix. Magari non gli dono sti 300. Ho il diamantino ora, ok, perfetta, è VIP Tatiana, mitica. Tatiana VIP, regà, sì, vabbè, se lo merita. No, non ancora, sì, ce l'hai. Sì, ce l'hai. Io ti vedo. Che taglio. Lei, ancora stacchi 23.45, devo dammi. Stacco ai 23.45, così se damo insieme. Hai capito?
domani mi sbaglio se non mi metti 500 per ricordarmi della live su Twitch. Domani famo. Domani metto 12.000. Aveamo Beatrice, pure io. Lero, adesso stai bene. Mi sono un po' riacchiappato, grazie a voi, raga, serio, la live di Twitch mi ha ripreso di Dio, ho anche mangiato, anche per quello, perché non mangiavo da stamattina. Dai, raga. Finiamo. Amore, mi dai 300 bits così finiamo con 10k. Io? Ma come faccio? Dal telefono. No. Come si dona? Daremo 10k così ci diamo un bacino. Come si dona? Mi prendo il telefono. Come si dona? Da chat, scrivendo cir 100, scrivi cir, che sarebbe i bits sarebbe cir, scritto C-H-E-R, okay. A fianco scrivi la cifra dei bits che vuoi donare, quindi 100, 200, 300, 10.000, e poi staccato il messaggio, e quindi capito così esce escono i bits più il messaggio che parla alla cassa. Ok. Quando raccontate la vostra storia? Domani. Vedi, è sbagliato. L'Ere Jacker 99 ha sbagliato perché è CIR 500, ma è CIR 500 tutto attaccato. Magari non voleva donarli. Ah, ok. Voleva solo far vedere. Vabbè, magari. Vedi, però la gente scrive CIR 100, circo 2R. Magari lo fanno apposta, amore, perché non vogliono donare. Bella Giada. Volevo metterti dietro la tenda dell'altro giorno e fino a fatto. Ma che ne so. Mi ha ammazzato, raga. Vedi, Lenny, agente bits. Dai, Auri, fai 200, ti do una mano faccina che ride altre tappelle. Lenny. Purtroppo ne ho finiti per stasera, no, devo ricaricare. Lenny, il periodo che avevo fatto la live tipo delle 16 ore. C'è stata strappa. Davvero? Ho fatto il panico, Lenny. Ma lei è stracarina. Sì, la seguo pure su Instagram, mi pare. Sì, sì, io ci parlo. Guarda che me trollano che scrivono CIR sbagliato, io... ste merde, oh. Pensa se sbagliano. Oh, magari te sbagli e mi mani davvero. Erano 18 ore, è vero, perché c'era l'ora legale e me sbaglio purtroppo. Lelo, come ci si abbona con Prime? Vedi che poi fai punto esclamativo Prime in chat, ti esce un messaggino sulla chat sempre che ti dice tutto quello che devi fare. Quanti ne mancano a 10? 200. Circo 2, raga. Caputtana. Marix è mod. Guarda, sto imparando un sacco. I mod sono quelli con la spadina verde. Sì, lo so. Che combattono i brutti messaggi. Ciruno. Auro parla con tutte su Insta. Sì, raga, io parlo un botto con tutte. La prima mod, onestamente. Siete bellissimi, cuore verde. Grazie. Lei è abbonata da 2 mesi sul canale. Che quelli che hanno la pizza rosa vuol dire che hanno fatto la sub. Quindi che si sono abbonati. Guarda là che t'ha trollato. Guarda quella che ha scritto CIR 100.000. Magari c'è casca. Oh. Mamma mia. Madonna, raga, se uno si sbaglia e dona tipo 200.000 bits, mi metto a piangere. Ovviamente gli devo ridare. Però mi fa tagliare. Mo sto spendendo tutti, guarda. Debbo sta a far panico. Ma tu li scegli, mod? L'ho scelti. Loro li conoscevo già perché erano io, cioè erano nella live di Valerio. Quindi sono imboccati anche nella live mia, cioè erano tipo quelli che vedevo. E ogni volta che tu fai una live loro devono essere. Loro stanno lì, vabbè, ma io ho il gruppo con loro, cioè parlavo. Ah, ti avevi detto che hai finito, però. Finiamo col botto dai stelline. È meglio la train, io non so che fa. È tornata Tatiana che aveva detto che aveva finito i bits. Infatti la ricaricati e mo c'è un'altra hype train, capito? Tatiana. Porca puttana, però. Ciuff ciuff. Comunque due hype train, eh. Due hype train oggi, è vero. Infatti questo scialla. Bella Lele fino a quando sei a Forteventura, fino al 31. Elena D'Alessio, grazie mille per i 300. Grazie. Un bacione. Elena.
Elena. Non lo so. Non Elena, lo so, amore. Sono tanto stanco. Vi voglio bene, cuore rosso. Dai, bella mia. Grazie, Chiara. Anche noi ti vogliamo tanto bene. Sì, mo finiamo le tre in sedà. Tanto lo qua dice, c'è il timer. Lo dice da due ore, raga. Eh no. Vi amo, inshallah. Vieni, sto in fissa sta live. Io mi diverto un sacco. Lele, sei tu anima buono, che posso fare? Spiega. Allora, di base gli abbonati. Eccola. Ho già ricaricato, ma non mi può partire il treno ora. Guarda, non ce la fa. Allora, gli abbonati di base c'hanno innanzitutto un canale Telegram con me. Quindi cioè tipo io quando mi sveglio parlo, chiacchieriamo là su Telegram. E in più non beccano le pubblicità, raga, che sono sbatti giganti, ce ne stanno tipo una ogni 10 minuti. Quindi chi c'ha la sub non vede pubblicità di base. Eh no, il nome è sbagliato, no, ti voglio bene lo stesso, però scusami, Elena, non ce leggo Elena. Bene. Ecco Marix. Oggi ho pizze dai Sugarros. Marix, hai rotto il cazzo. No, raga, basta, cioè, fisciamo. Fermatevi. Voglio andare a dormire. Muore, non ci vai, non ti voglio. Voglio andare a dormire, raga, basta il treno. Chiara, pura poverina però, ha messo 90 bits, mi dai mette 100, così mi dice, mi mandava un messaggio. Che carina. Sì, piccina. Grazie, Chiara. Io voglio andare a dormire, raga, mi hai rotto il cassetto. Vabbè. Come faccio ad avere gli addominali scompiti in 13 giorni? Questa mi ha fatto la perché l'ha chiesto in chat mia. C'ho mal di testa pure io stasera. No, raga, giù sto crepando. Ma cosa è pure io? È il vento. È il vento. Questo è il link per donare. Questo è il libro dei Q4. Oh stronzo, ciao Vittoria. Oh stronzo, perché c'ha corona? Perché si può subacco Prime, subate, stronza. Ma come si fa a donare bits? Cheer. E poi non lo so, non gli faccio più a spiegargli, raga. Lei era il ciclo. Spiego io, cheer, numero bits. Spazio messaggio. Spazio messaggio che vuoi che la macchina. Sai qual è l'inculata? È che adesso, se adesso facciamo un altro 13% di hype train, ricominciamo i 5 minuti. I 5 minuti di che? Vedi, qua c'è il timer 1:48. Se adesso qualcun altro dona, e arrivi all'altro livello, ricomincia il timer. Quindi staccamo tra 6 anni. Un macello. Raga, Tatiana l'ha fatta Beats. Ma siamo a posto. L'ha fatta VIP, non Beats. Ha scritto Beats. L'ha fatta VIP a mod, ma Tatiana è anche mod. Tatiana no, è solo VIP. L'ho messa ora VIP. VIP. E però c'è anche first. O comunque noi mod garantiamo che Lele sul gruppo sub scrive e parla con non tipo fa come così. Ma sei. Non mi odiare. Sara 300 bit, tipo così, dai, vedi però. Dai. Non gliela faccio più, per favore, vado andare a dormire. Siete maligni, raga, non ce la fa. Grazie. Ho paura. C'hai sonno. Vedi che ti vogliono però? Sì, lo so che mi volete, ma io lo apprezzo, regà. Però cioè domani famo 4 ore, però capito? Oggi sto crepato. E comunque quei 5 minuti che succede? Mo ricomincia, potrebbe arrivare al livello 3 e ricominciano, capito? Fino al 5. Una tortura. Lo lascio ora il live e vai a dormire. Raga, comunque mancano 20 minuti, quindi sciala, il tempo che finisce il live train e se do. E se do. Non ce la vai a parlare. Ehi, non mi vedo più. Aspetta, quattro non sto capendo. No, raga, era l'ho detto a buffo, tranquilli. O donate 100.000 bits così da arrivare allo 5 subito o nulla. Sai bene che Tatiana lo fa. Tatiana sta impazzita, sta tutta la gara. Non stacca che siamo tutti stanchi stasera. Mo stacco, finisco la train, ormai l'ho detto. Tatiana sta tutta la impazzita. Ah, regà. Dai, faccio la brava perché sei stanco. Ti indice amo. Verso destra, indice verso sinistra. Ti amo. Comunque, regà, vi volevo dire. Il nuovo hashtag trend è... L'ho compazzito. L'ho compazzito.
Sono i tuoi trend. Sono impazzito, eccolo. Ah, raga, hashtag a chef. Ciao, domani non Amio, ci sono. Domani non ci sono. Viene il mio ragazzo, Amio. Scusa. Oh, oh, oh. Oh, mi raccomando, fai quello di fa, eh. E quindi se sta a far perdono oggi. L'ha fatto davvero Vittoria, l'amo. Che grande, Vittoria. Che grande Vittoria, grazie. È quella che chiama tu stronzo. Oh, Vittoria sta così. Vittoria sta loca impazzita. Guarda, tutto loca impazzita è registrato. Vabbè, ma pure da me, no? È il mio trademark. Vabbè. Sì, infatti fanno hashtag chef, hashtag loca impazzito. Tutto loca impazzito. Hashtag troppo tutto l'ho impazzito. Bravo, questa qua, tranquillo. Quando faccio così loro devono scrivere tutti l'ho impazzito. Mi raccomando. Le protezioni mi raccomando. E il pischello di Marix sta tutto logo. L'altro giorno stavamo parlando di principesse, abbiamo deciso che Aurora è italiana. Quindi tu sei quello grandissimo. Gigante. Vabbè, c'è Pio, è tatuato. Sì, però non c'è Pio, amore. Sta tutto logo impazzito. Logo impazzito, logo impazzito. Loco, non logo. Loco di matto in spagnolo, raga. È tutto logo. Sta tutto logo. Tutto logo, tutto logo impazzito. Tutto logo impazzito. Allora è mio. Logo impazzito con l'M, raga. Vi amo, pure Vittoria ti amo. Vittoria sta tutta loca. Vittoria sì, io. Diego oggi che si è bevuto, raga. Il bello è che Diego non beve. Attenzione, no. Qui abbiamo un ragazzo tutto loco impazzito. Potete vederlo? Mi può far vedere il ragazzo tutto loco impazzito? Attenzione, mi attacca. Ragazzi, utilizza dei colpi mai visti prima d'ora. È tutto loco impazzito, guardatelo. È aggressivo, difendetemi. Non ragazzi, ti vedi Diego, la polizia, purtroppo, ma non mi hanno dato armi. Diego, perché... non ti vedi, vieni più avanti. Dov'è? Ehi amico, credo che sia lì Geoffrey, vai a prenderlo, amico. Ah, oh no, hanno preso Geoffrey, amici. Vabbè, è ora di tornare a casa, amici. Dico. Vabbè, è normale, però se è un giorno solo ci sta. Nino. Aspetta. Oh, non spegni l'ambulanza. Se mi tipo spizz. Chef, ci stai? Sì. Oh, vieni 3-2-1. Sta male, chiama l'ambulanza. Ragazzi, questo chiama ragazzo l'ambulanza. Sta male. Chiama l'ambulanza. L'ambulanza. Ragazzi, ci penso io. Rianimalo. Ma... ragazzi, questo è un metro che ho imparato in Tibet. Ti devi svegliare. Svegliare! Apposta, se si sveglia oltre che sta bene, non c'è l'ambulanza. Mi dissocio. È lo stesso dei piedi l'altra volta, ragazzi, quindi devo portarlo purtroppo in questura, ci vediamo molto presto. Ecco qua. È Fioretteine, posso spingere. Sono morendo. Diego è un logo impazzito, esatto. Diego raga. È il più logo. Marix ha donato. Bella Marix. 100 bits più ultimi non so bits. Quanti. Oh, se lo vedo solo i fine settimana. Chiedo perdono se sparisco, ti amo tutti amichetti in cuore nero. Bella Marix, se becchiamo... Ciao, Marix. Non quando stai col pischello duo. Oh, Diego, levati dal cazzo. Oh, non gli mena, Era pesante, bro, scusa. La violenza non è la soluzione. La violenza non è la soluzione. Oddio, Diego la picchia. Ragazzi, una voce fuori campo vi ricorda della prolunga Top Donator, verrà donata al Top Donator del mese con autografo di tutti quanti, incluso Michael Jackson. A Nanna, raga, a Nanna, se va a Nanna, per forza. Il mio trend era a Nanna, ci ho fatto pure le emoji, hai visto? Ma infatti te lo scrivo una spam. Nanna. Perché, hai visto, c'ho l'omino a Nanna. Mi spammate un po' di omini a Nanna in chat? Io voglio far vedere a... questa. Eccoli. Guarda a Nanna, sono tipo dei bebè che ho scritto a Nanna. Guarda i bebè con Nanna. Che carini. L'ho creato io. Ci ho messo un po'. Vedi? Il bimbo che dorme. Carinissimo, ma c'ha pure il coso. Che c'ha? Il... come si chiama? Guarda, poi c'è Giorgio. C'è
Giorgio che scrive, non so che c'è scritto. Ah, c'è scritto. Che c'è scritto? No, questo è quello, è il nome che io ho dato. Giorgio. C'è scritto. Ah, c'è scritto io te amo. Che carina! Come si chiama? Cosa? Il quel cono con le palline dentro che abbiamo preso a Milano. Bubble tea. Bubble tea. Non c'è il bubble. Raga! Uno spam generale di Annanna perché stavo andando davvero a nanna. Lele lo te amo, la bimba dell'Ele, pure io. Io voglio fare una live con Giorgio, raga. Beh, sarebbe simpatico. Che poi Giorgio non la metterà mai, meglio lo sa di lei. Sì, lo è un po'. Lo è, lo è. Attenzione se liscia. Anna, grazie di tutto, grazie a te Tatiana, davvero, cioè sei, grazie, sei mitica, non so che dire. Sei la queen, domani mi hai dato il nome tuo. Io mi vorrei tatuare prima di andarmene da qua, famo un bel tatu live. Ma dai. Ma ce la fanno insieme? Se la famo. Oh, saluto generale tutti insieme. Ciao belli miei, vengo a salutare. Sta arrivando Nino. Ciao ragazzi, è un piacere. Bella regà, buonanotte. Se beccamo ciao, domani ragazzi, tutti i giorni alle 10. Ve amamo. Se beccamo domani. Ciao. Oh, alla fine avevo detto che facevo un'ora, sono rimasto due ore alla fine. C'è da dire. Ve amo. Bella. Grazie, notte.